I 10 errori dell'uomo quando esce con una donna. Allora, il primo errore, l'andate a prendere. Lei esce dal portone, ma come stai bene? Ti piace? Sì, ma guarda, mi piaceva anche molto come eri vestita l'altro giorno. Cosa avevi quella gonna lì con un po' di spacco? Carina, eh? Ecco, lei non vi risponderà nulla, voi non vi accorgerete di nulla, ma me l'avete già fatta incazzare. Allora, l'uomo dimentica sempre una cosa fondamentale. Il punto non è dire che cosa si pensa. A una donna bisogna dire ciò che lei vorrebbe sentirsi dire. Quando uscite con una donna, non avete un'opinione, avete una missione. Non presentatevi a prenderla senza il programma della serata già perfettamente definito. Allora, dimmi dove vuoi andare. Cioè, guarda, decidi tu. Dimmi cosa ti piace. Cazzo, siete un uomo, decidete voi. Poi è ovvio che se lei è una ciclo vegana col piercing, i pantaloncini etnici e la maglietta di Emergency, non me la portate al concorso di Miss Padania organizzata dalla Lega Nord sezione di Parabiago, ovviamente. Poi non ostentate, non ce n'è bisogno. L'uomo si allarga sempre un po', ti mette lì l'orologino, ti dice la cilindrata della macchina, ti informa che il mocassino è di Cesare Paciotti. Vi do una notizia, la donna si è già accorta di tutto quello che avete addosso in 4 secondi, compreso il fatto che avete messo troppo profumo e siete senza calze. Morite dalla voglia di dirle che guadagnate bene? Ecco, allora, invece del verdicchio di Montepirillo, che è il meno costoso della lista, ordinate un Capichera 2014 vendemmia tardiva, così almeno vede anche che ci capite di vini. Poi non parlate solo di voi stessi. A parte che il fulcro dell'attenzione deve essere lei. Ma poi mantenete un po' di mistero. L'uomo deve essere un po' misterioso. E poi vi sembrerà strano, ma a lei delle vostre vittorie di calcetto, o che correte la mezza maratona a 4 minuti al chilometro, non gliene frega un beato cazzo. Siate buoni ascoltatori piuttosto. Qualità rara e ricercatissima, che ha anche il vantaggio di evitarvi di fare delle gaffe e possibili errori di congiuntivo, sempre in agguato. Poi a tavola, evitate piatti super agliati. Una cena di bagna cauda metterebbe fuori gioco anche Ryan Gosling. E non cadetemi sul trifolato, che oltre all'aglio ha anche il prezzemolino. La verdurina nei denti, anche lei è sempre in agguato. Che poi a volte capita anche a lei. Ecco, allora, quando capita a lei la verdurina, non diteglielo. Magari cercate di indurla a guardarsi allo specchietto, cercate di farla andare in bagno. Una volta mi è capitato che quella con cui ero a cena, dopo lo spaghetto alle vongole, bastardo anche quello, si è beccata la verdurina. Anzi, forse aveva tre verdurine, una roba allucinante. Ero in grave imbarazzo, ma per lei anche. Allora mi alzavo, facevo finta di andare in bagno sperando che lei si controllasse. Niente, tornavo, era sempre lì con sta verdurina. Mi sarò alzato tipo 5 volte. Alla fine mi ha chiesto se avevo la prostata. Io gli ho detto, eh no, si vede che non mangio abbastanza verdure. Non c'è stato verso, non sono riuscito a pinzarla. La verdurina è letale. Ci si può controllare la verdurina anche guardando il riflesso nel coltello. Geniale questo trucco. Poi, anche se la serata ha preso nettamente una brutta piega, non fate alla romana. Una donna può anche cambiare idea, ma se avete smezzato la cena, l'avete persa per sempre. Ah, poi fondamentale, non combinate casini col telefonino. Tipo, nelle 2 ore precedenti all'appuntamento, non mettete like sugli account tipo Boobs Fanatic o Twerking Pussy. Perché poi le ragazze vi stalkerano, vanno a verificare. E mi fate la figura del morto di figa, che se si può evitare è meglio. Ovviamente, quando siete con lei, non smanettate sul vostro dannato telefono. Riuscite a non guardare i messaggi per 2 ore, eh? Li guardate quando lei va in bagno a togliersi la verdurina. Ma soprattutto non dovete rispondere alle chiamate, che ovviamente saranno importantissime. No, niente, era il mio capo. No, sì, mi doveva comunicare la mia promozione a dirigente, ma chi se ne frega, eh? Posso sempre richiamarlo lunedì. Poi, importantissimo, non guardate le altre ragazze. Cioè, neanche se vi passa vicino Emily Ratajkowski, non dovete guardarla. Per quelle 2 ore il mondo è popolato da 3 miliardi di uomini e una donna, quella che avete davanti voi. Poi, non parlate mai di donne. Mai. Non fate paragoni. Non citatele. Neanche la mamma. Innominabili le ex fidanzate. Sappiate che quella sera, qualsiasi cosa voi diciate su una vostra ex, prima o poi sarà usato contro di voi e ve ne pentirete. Ah, e poi finalmente, a fine serata, siete lì in macchina. Non avete smezzato la cena. Non avete la verdurina, e neanche lei. Non sapete di aglio. Non avete degnato di uno sguardo la cubista Sadomaso che è venuta a chiedervi se avevate da accendere. Lei vi guarda, voi la guardate.
E cacchio, baciatela! Sappiate che è molto più grave non baciare una ragazza che vorrebbe essere baciata che il contrario. Questo in teoria. In pratica, un po' di culo, come sempre, è fondamentale. E non soltanto il suo.